Siamo Europa e siamo alla puntata numero 106. Si rinnova l'appuntamento settimanale ogni sabato in Affari Quotidiani con le news che arrivano dall'Europa. Settimana questa molto particolare perché dopo la tornata elettorale europea c'è il rinnovo per i prossimi anni dei vertici, dei più importanti punti di riferimento a livello di Unione Europea. È andata un po' così. Buon lavoro, Presidente von der Leyen. Timbota, come mi dicesti quando arrivasti nei loghi dell'alluvione in Romagna, pochi giorni dopo la terribile tragedia. Stefano Bonaccini, che ha stretto la mano subito dopo la rielezione alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha portato un po' di Emilia-Romagna a Strasburgo. Strasburgo che ha confermato Roberta Metsola, deputata del Partito Popolare Europeo, presidente con una schiacciante maggioranza, una vittoria, 562 voti ottenuti su 623 votanti, e potrà gestire per i prossimi 2 anni e mezzo il Parlamento Europeo guardando a tutte le sfide che certamente ha di fronte lei, che a 23 anni era stata nominata vicepresidente della Convenzione dei Giovani sul futuro dell'Europa, un impegno che continua. Per me l'Europa valeva la pena, è valsa la pena la lotta, non è mai stata perfetta, ma abbiamo guardato al Parlamento Europeo e a questo emiciclo di Strasburgo come simbolo di standard, di opportunità, di riconciliazione. Era la nostra garanzia sullo Stato di diritto, sulla eguaglianza, sulla democrazia, la libertà, la prosperità. Ci ha dato a tutti noi la possibilità di sognare un futuro in cui il nostro potenziale non avesse limiti. E questo è ciò che l'Europa ha significato per milioni di noi, questo è ciò che l'Europa significa per me e per milioni di altre persone ancora oggi. Europe is all of us. Europe remains the answer. Vive l'Europe. Consenso trasversale e ampio, molto più ampio del prevedibile anche per Ursula von der Leyen, che guiderà la Commissione europea e che ha ribadito fin da subito i concetti chiave del suo mandato, l'Europa che si allarga. Negli ultimi 5 anni abbiamo affrontato le tempeste più estreme nella storia economica dell'Unione Europea, che possiamo andarne fieri, ma sappiamo anche che la nostra competitività ha bisogno di una spinta fortissima. I fondamentali dell'economia globale stanno cambiando, chi rimane fermo rimarrà indietro, chi non è competitivo sarà dipendente. E quindi la gara è in corso e io voglio che l'Europa cambi marcia. E si può farlo agevolando il mondo delle imprese, dobbiamo approfondire il nostro mercato, abbiamo bisogno di meno rendicontazione, meno burocrazia, più fiducia, procedure di autorizzazione più rapida, e vi garantisco che ci vuole anche rendicontazione, perché solamente quanto viene misurato viene poi fatto, realizzato effettivamente. Il centro Europe Direct ha sede nella piazza centrale di Modena, in piazza Grande, al piano terra dello storico Palazzo Comunale, spazio che è stato ribattezzato Galleria Europa, perché è davvero l'infopoint dove trovare tutte le info aggiornate e molto dettagliate su quel che avviene intorno all'Unione Europea e interessa da vicino tutti i cittadini che vivono lungo la via Emilia e non solo, naturalmente.